benvenuti nuovamente su Car Magazine TV. Oggi affrontiamo uno dei temi chiave per la pesca alla carpa in inverno, ossia l'uso strategico degli aromi. Vi andrò a fare un breve riassunto per punti chiave di un contenuto presente all'interno della sezione articoli protetti, link in descrizione su carmagazine.it naturalmente, dove appunto si parla di questo importante argomento che tutti dovrebbero conoscere per aumentare le proprie possibilità di catturare qualche bella carpa nella stagione invernale, ossia con temperature dell'acqua inferiori ai 13 gradi. In questa stagione, penso che ormai tutti lo sanno, le carpe tendono a rallentare le attività metaboliche, rendendo quindi essenziale la scelta di aromi che riescono a stimolare il loro istinto alimentare anche appunto con queste basse temperature. Condividerò con voi anche le ultime ricerche in merito, tra cui un importante studio giapponese sul ruolo degli aminoacidi, e parleremo degli aromi che garantiscono i migliori risultati, dei solventi più adatti per migliorare la diffusione degli aromi in polvere, ideali appunto per andare poi a creare delle boilers ad hoc per il periodo invernale. Andremo a vedere anche quali sono le strategie e gli aromi che possono davvero fare la differenza. Quindi procediamo per punti. Il primo punto chiave del contenuto, ripeto, presente all'interno della sezione articoli protetti è questo: aromi specifici per la stagione invernale. Allora, gli aromi fruttati, diciamolo subito, e dolci, come ad esempio lo scopex, il banana e il pineapple, l'ananas, sono noti per la loro alta solubilità e diffusione anche in acqua fredda. Questi aromi, essendo volatili, creano un segnale olfattivo che attrae le carpe, aumentando la probabilità di una cattura anche in condizioni climatiche avverse. Un altro aroma, giusto che abbiamo parlato di ananas storico, abbinato ad un acido organico che è il butirrico, è il N-butyric pineapple di casa Nutrabites, che ho utilizzato anche in un mix realizzato da me, presente anche questo all'interno della sezione articoli protetti. Poi andiamo avanti. Profili aromatici come il butilato di metile, che dà praticamente il classico odore, rende il classico odore di banana, e l'acetato di etile per aromi diciamo tropicali, vengono utilizzati per aumentare l'intensità, con ottimi risultati anche in acqua a temperature inferiori ai 13 gradi. Vi avevo citato uno studio giapponese sugli aminoacidi e l'efficacia di questi. Lo studio giapponese ha rivelato come alcuni aminoacidi, in particolare la taurina e la glicina, sì, la taurina, proprio quella sostanza che viene messa nelle bibite energetiche tipo Red Bull, influiscano positivamente sull'attività alimentare della carpa. Quindi in particolare taurina e glicina è venuto fuori da questo studio giapponese. A temperature più basse l'aggiunta di aminoacidi come questi che vi ho citato può incentivare il comportamento di alimentazione, rendendo le boilers più attrattive per le nostre carpe. Integrando quindi aminoacidi con aromi fruttati possiamo amplificare l'efficacia attrattiva delle esche, facilitando un richiamo maggiore. La glicina, essendo naturalmente dolce, è particolarmente utilizzata in sinergia con aromi fruttati. Altro consiglio. Andiamo adesso al punto chiave 3, aromi in polvere come booster per le boilies. Gli aromi in polvere, di cui vi ricordo ho realizzato un altro video sempre presente su questo canale, Car Magazine TV, o la betaina in polvere, sono ideali per un effetto duraturo e possono essere integrati direttamente nella fase di produzione delle boilies. Come ho già detto, naturalmente a fine cottura aspettiamo qualche minuto che la temperatura scenda almeno a 50-60 gradi e poi possiamo andare a fare la panatura delle nostre esche.
Questi aromi rilasciano lentamente la loro essenza in acqua, mantenendo l'attrattività più a lungo, soprattutto in acque correnti come i fiumi. Poi la taumatina, un non plus ultra dolcificanti naturali, anche di questa ne ho parlato in un articolo presente in forma libera, questo di accesso libero su carmagazine.it, ma anche ho realizzato anche un video presente sempre sul canale. Questi aromi sono potenti booster come la taumatina e l'N-butirrato. In particolare, come ho già detto in precedenza, appunto per la taumatina, è un dolcificante molto solubile che si combina bene con aromi e solventi, invernali, creando una persistenza che attira le carpe in modo duraturo e continuo. I solventi invernali per una maggiore diffusione sono il glicole propilenico, poiché favorisce la diffusione dell'aroma in acqua fredda rispetto ai tradizionali oli, che tendono a solidificarsi naturalmente. Poi il glicole propilenico, essendo idrosolubile, permette anche agli aromi di disperdersi rapidamente e in modo uniforme. Anche altri solventi come il glicerolo possono essere utili, poiché facilitano il rilascio lento e costante degli aromi, aiutando a mantenere un segnale attrattivo stabile. Quinto punto, aromi speziati e oli essenziali come attrattivi invernali. Oli essenziali come il famoso e performante black pepper, pepe nero, o il garlic, aglio, si sono rivelati molto efficaci in condizioni di freddo. Questi aromi speziati e oli essenziali pungenti creano un richiamo olfattivo molto potente, molto forte, e penetrano facilmente nell'acqua anche a basse temperature, attirando quindi l'attenzione dei pesci e quindi delle carpe. L'olio di aglio, grazie alla sua solubilità, parlo dell'olio resina, attenzione, che è water soluble, può combinarsi efficacemente con altri attrattivi come la betaina, al fine di potenziare la potenza in termini di attrazione della nostra esca. Il sesto punto chiave, differenza tra aromi liquidi e aromi in polvere. Diciamo che già vi ho già spiegato un po' questa differenza prima, ma andiamo ad approfondirla meglio. Mentre gli aromi liquidi agiscono più velocemente, gli aromi in polvere rilasciano la loro essenza in modo prolungato. L'uso combinato dei due crea un doppio richiamo che consente di mantenere un'efficacia costante nel tempo, anche durante sessioni di pesca più lunghe. Gli aromi in polvere in combinazione con aminoacidi come la glicina e la taurina, quei due che vi ho citato precedentemente, venuti fuori appunto da quello studio giapponese, aumentano l'efficacia dell'esca, potenziandone il profilo nutrizionale e garantendo un richiamo costante. Punto chiave 7. Test e adattamento sul campo. La scelta dell'aroma deve essere adattata alle specifiche condizioni ambientali e di comportamento delle carpe. Diciamo che aromi come lo Scopex e gli aromi fruttati hanno dimostrato, anche e soprattutto personalmente per quanto riguarda i miei test effettuati in tanti anni di pesca nel fiume Po, una forte capacità attrattiva soprattutto nei primi minuti. Mentre i profili, quelli speziati, si sono rivelati, a mio avviso, efficaci nel mantenere il richiamo per periodi prolungati. Questa è la differenza che io ho notato in modo molto marcato. Consiglio quindi di sperimentare miscele diverse di aromi in funzione delle risposte che ottenete dalle carpe, ok? Regolando di conseguenza l'intensità e combinando magari note fruttate a note speziate. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di provare aromi che mai nessuno ha provato. Non sempre il solito Scopex, per quanto efficace possa essere,
ma di provare aromi, ripeto, che magari nessuno ha mai pensato di utilizzare. Concludo questo video che è già durato abbastanza, abbiamo già superato i 10 minuti, dicendovi questo, che la combinazione quindi di aromi fruttati e speziata integrata con solventi solubili e aromi in polvere rappresenta una strategia vincente per stimolare le carpe anche nelle condizioni più rigide. Ricerche quindi come quella giapponese sugli aminoacidi ci aiutano a capire come ottimizzare le esche sia un fattore da molto importante soprattutto per le sessioni invernali. Ragazzi, vi ricordo che per chiudere questo video sugli aromi e solventi per il periodo invernale, che nella sezione articoli protetti vi aspettano le due ricette, tutti i procedimenti con i quali sono andato a creare la replica del Krimkauser, famoso mix relativa a Boiles di casa Nutra Bites, eccola qua, ha un odore davvero molto molto simile, e la replica, vi aspetta anche la replica delle Boiles non più a catalogo di casa Sisimur, le Meteor, a base soprattutto di farine di origine animale. Bisogna arieggiare la stanza adesso. Va bene, vi abbraccio, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Car Magazine TV, attivate la campanella, siamo già sui quasi 600 iscritti, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao Handlers!